Ciao, questo è il secondo video di Promossi o Bocciati, una serie di video dedicati al commento diretto di immagini di interni o di render architettonici per valutare se il posizionamento, l'uso dei colori, la disposizione di una determinata stanza è stata fatta in modo coerente ed armonico secondo la funzione della stanza oppure se hanno completamente sbagliato rispetto a quelle che sono le regole del Feng Shui. In questo secondo video parleremo dello studio o dell'ufficio domestico. Partiamo con la prima immagine. C'è da dire che bisogna sempre tenere in considerazione due cose quando si parla del posizionamento di una scrivania. Innanzitutto, qual è la funzione della scrivania, nel senso se svolgiamo un lavoro creativo o un lavoro di concentrazione. I lavori creativi avranno bisogno di un affaccio più variegato, quindi va benissimo anche l'affaccio diretto verso le finestre, per avere più ispirazione, perché l'ispirazione giunge spesso da fuori di noi. Di contro, invece, un lavoro di concentrazione potrebbe essere un lavoro che necessiti persino di scrivanie addossate alla parete, in modo tale da non potersi distrarre dal lavoro che si sta svolgendo. Se guardiamo ad esempio questa prima immagine è una scrivania che potrebbe andare bene sia per un lavoro creativo sia per un lavoro di concentrazione, in quanto il posizionamento della finestra è laterale ed è tra l'altro uno di quelli più indicati in quanto universale. Ovviamente la porta in questo caso non dovrà trovarsi nella posizione da cui stiamo osservando l'immagine, ma avrebbe la necessità di trovarsi altrove, perché è importantissimo che la porta di accesso allo studio o comunque alla stanza dove si lavora non dia direttamente verso lo schienale della nostra sedia. Per che ragione? Perché avremo sempre la sensazione che qualcuno può giungere e disturbarci, quindi non permettendoci di essere abbastanza rilassati e dedicati a ciò che stiamo facendo. Se non vi fosse nessuna alternativa, immaginiamoci che ad esempio in questa situazione la porta è esattamente dove ci troviamo noi o ancora più a sinistra, potrebbe essere consigliato inserire uno specchio che permetta alla persona che sta lavorando di guardare la porta. Ovviamente questo sarebbe una fonte di disturbo, però non quanto non sapere chi stia accedendo nella stanza. Questa disposizione quindi può andare bene, ad esclusione della situazione in cui la porta si trovi proprio dietro la schiena. Questo tipo di disposizione quindi può essere buona sia per lavori creativi che per lavori di concentrazione, sicuramente non va bene per lavori in cui dobbiamo ricevere i clienti. Infatti quando dobbiamo ricevere i clienti è importante che la nostra posizione guardi sempre verso la porta di accesso, quindi una posizione di controllo, in modo tale che si trasmetta anche l'autorità che necessitiamo in un contesto simile. Questa seconda disposizione invece potrebbe andare bene solo nel caso in cui la porta si trovasse dove ora vediamo quel mobile bianco a destra. Per che ragione? Poiché in questo caso sarebbe una disposizione ideale proprio per ricevere dei clienti, come ho appena spiegato. Tuttavia si suppone che la porta si trovi nella posizione da cui stiamo osservando. In questo caso la posizione della scrivania è totalmente inadeguata, perché se anche permette di vedere a 45 gradi la finestra, quindi avere un affaccio che potrebbe essere comodo per un lavoro di tipo creativo, tuttavia essere posizionati dando il fianco all'ingresso è un'altra informazione non proprio adeguata durante il periodo del lavoro. Questa potrebbe essere una posizione accettabile per un lavoro di tipo creativo solo ed esclusivamente in contesti estremamente yin, quindi in uno studio che sia già molto protetto all'interno della casa, tipo camera da letto per capirsi, lo stesso tipo di posizionamento, perché se lo studio invece fosse molto vicino alla porta d'ingresso sarebbe nuovamente sconsigliato, mai però quanto avere la porta d'accesso allo studio alle spalle. In questa immagine non riusciamo ovviamente a comprendere dove sia la porta d'accesso. Questo è un tipo di posizionamento che sarebbe preferibile per un lavoro di tipo creativo, poiché abbiamo molto stimolo ambientale e luminoso che ci proviene dalla destra. Una posizione del genere potrebbe andare bene se la porta si trova in linea con la nostra posizione di osservazione e non nel caso in cui si trovi alle spalle della seduta.
Quindi ricordiamoci sempre che anche durante il posizionamento di una scrivania è importantissimo capire da dove possono arrivare eventuali persone. Chiaramente in questo caso nuovamente non stiamo parlando di postazioni di lavoro in cui ricevere dei clienti, ma delle postazioni di lavoro privato. Questo posizionamento invece è un'ottima posizione della scrivania sia per un ufficio pubblico che anche per un ufficio domestico. Infatti, se notiamo, alle spalle della scrivania abbiamo i mobili con i nostri documenti, quindi abbiamo accesso molto semplice anche a tutte le carte o documenti che potremmo aver bisogno di utilizzare. E non vi è la porta alle spalle, ovviamente, e quindi il posizionamento della porta potrebbe essere frontale e in quel caso andrebbe molto bene come scrivania in cui ricevere degli ospiti, oppure laterale. E in entrambi i casi, a meno proprio di non avere la porta che dà direttamente verso la postazione della seduta, è una buona posizione di lavoro, perché comunque è protetta alle spalle e permette di vedersi attorno in modo abbastanza agevole. In questa immagine ci troviamo davanti a tre diverse postazioni all'interno di uno stesso ufficio e bisogna dire che questa immagine cambierebbe moltissimo di valutazione a seconda della posizione della porta. Se la porta si trovasse, se l'accesso quindi fosse da dove ho indicato con questa freccia, la postazione migliore sarebbe la numero 1, perché comunque si troverebbe protetta dal collega a sinistra e non avrebbe la porta alle spalle come invece la postazione numero 3, che in questo caso è la peggiore. In una situazione del genere, chi fa un lavoro più creativo sarebbe sicuramente più agevolato dalle postazioni 1 e 2 rispetto che la postazione 3. Tuttavia, se la posizione della porta fosse dove ho messo quest'altra freccia, cambierebbe completamente il valore del posizionamento. Il posizionamento peggiore in questo caso diventerebbe quello che era migliore nella situazione precedente, poiché avrebbe proprio la porta direttamente alle spalle. E in questo modo la posizione 1 sarebbe quella migliore per un lavoro di concentrazione e la posizione 2 sarebbe abbastanza adeguata, anche se comunque non potendosi vedere alle spalle potrebbe creare del disagio, ma senza un allineamento diretto. Ovviamente nessuna di queste tre postazioni è adeguata a un ufficio in cui ricevere i propri clienti. Ancora più variabilità lo possiamo trovare in situazioni come queste che immaginiamo di un coworking o comunque di grandi uffici con molti impiegati. In questo caso ho evidenziato tre postazioni che sono quelle da valutare meglio. Ovvero, la postazione migliore, a prescindere da dove sia la porta d'accesso, è la postazione 1. Per che ragione? Poiché la postazione 1 si trova alle spalle coperte da questo pannello vegetale, che l'unica cosa potrebbe risultare un po' troppo movimentato ad averlo così alle spalle, ma dipende dalle tipologie di lavoro. Sicuramente un lavoro creativo ne potrebbe essere favorito. La postazione 2 poi potrebbe essere buona a sua volta, però solo nel caso in cui l'accesso non si trovasse proprio in linea con lo schienale della sedia, quindi non si trovasse proprio dietro la postazione. La peggiore di tutti in questo caso invece è la postazione 3, poiché ci troviamo ad un livello di strada, avremo costantemente le persone che durante le ore di lavoro ci camminano dietro e noi non avremo la possibilità di vedere cosa sta succedendo alle nostre spalle, creando progressivamente un sempre maggiore senso di disturbo e anche di disagio. Un'altra cosa da segnalare è che quando abbiamo delle postazioni di lavoro collettivo sarebbe sempre importante non mettere le persone una di rimpetto all'altra, perché per quanto poco il nostro animale interiore ha il senso del territorio come la maggior parte degli altri mammiferi e quindi posizionarsi con una postazione di rimpetto al collega potrebbe sul lungo periodo generare molta competitività e quindi anche un senso di disagio, perché uno si sentirebbe costantemente osservato dalla persona che ha davanti. Quindi
Quindi sarebbe sempre consigliato mettere le postazioni di lavoro non in linea, come in questo caso, ma di preferenza affiancate o comunque che siano alternate l'una con quella posta al lato opposto del tavolo. Questo è un ottimo posizionamento sia per una scrivania adeguata al lavoro di concentrazione, ma anche al lavoro creativo, poiché comunque la finestra è facilmente accessibile e visibile dalla postazione. Ovviamente è sconsigliato nel caso in cui ci si trovi al pian terreno con movimento delle persone all'altezza della finestra che quindi creerebbero forte disturbo. Avere invece la porta di accesso così sulla sinistra è molto comodo poiché ci permette di vedere chi entra nella stanza e quindi di procedere al nostro lavoro, proseguire nel nostro lavoro senza troppe distrazioni, quindi anche con il senso di sicurezza che se qualcuno arrivasse lo vedremmo comunque per tempo. Questa invece la trovo molto carina come disposizione, sia perché, per quanto sia solo intravisto, ma si capisca, la postazione di lavoro si trova con una grande libreria alle spalle che quindi crea un senso di protezione e di contenimento. E lo stesso è interessante perché potrebbe essere una disposizione ideale per un ufficio domestico, per chi deve lavorare a casa e magari ha anche la necessità di tenere sotto controllo i propri bambini che potrebbero essere posizionati proprio su quella seggiolina e su quel tavolinetto, che vediamo sulla sinistra. Ovviamente questa posizione, va bene sia per ricevere clienti, in quanto l'accesso si suppone sia frontale, sia per dei lavori di tipo creativo. Sicuramente, soprattutto se anche dobbiamo tenere i bambini in questa stanza, avere lo sguardo rivolto verso l'accesso della stanza non sarebbe particolarmente consigliato, nel senso, rischierebbe di creare eccessiva distrazione. Però in ogni caso anche questa disposizione è molto buona perché potrebbe essere adeguata anche ad una stanza al piano terra, visto che la finestra è molto alta rispetto alla stanza e quindi non mi darebbe un'eccessiva visibilità della parte esterna, quindi dell'affaccio, nel momento in cui si sta seduti a lavorare. Questa disposizione invece è assolutamente sconsigliata perché, come vediamo, proprio quando si accede si ha dirimpetto la scrivania, quindi chi sta seduto a quella scrivania ha proprio la porta dietro di sé. Inoltre, la scrivania si trova in mezzo tra una finestra che dà, tra l'altro, su un paesaggio, in questo caso un paesaggio innevato, ma supponiamo che sia un paesaggio di collina, la casa probabilmente potrebbe essere una casa posta in collina, e avere quindi un allineamento diretto tra la porta d'ingresso nello studio e la finestra è proprio la peggiore delle posizioni, in quanto non ci permetterebbe di sentirci abbastanza concentrati e dedicati al lavoro. In questo caso, inoltre, è evidente la presenza di errori antropometrici, in quanto il mobile a sinistra non riuscirebbe mai ad aprire le ante perché andrebbe a sbattere contro la scrivania. Quindi, no, fino al momento questa è la peggiore delle disposizioni che possiamo incontrare. Quest'altra disposizione invece potrebbe essere abbastanza adeguata, anche se la porta fosse nella posizione di osservazione. Infatti, questa scrivania ha l'illuminazione laterale che è abbastanza consigliata e comunque ci troviamo ai piani alti, quindi non può creare nessun disturbo a causa del passaggio di persone e dà la schiena verso una parete. Infatti, quello che si vede a sinistra suppongo sia l'angolo della stanza. Quindi, questa posizione però è migliorabile. Infatti, proprio per il fatto che le finestre si trovano ai piani alti e l'affaccio non è molto ampio, perché se vediamo, osserviamo dei palazzoni, quindi che creano un effetto di contenimento, una postazione migliore potrebbe essere quella di mettersi spalle alla finestra con la scrivania che guardi verso l'osservatore. In questo modo probabilmente aumenterebbe la sensazione di controllo sulla situazione e la potrebbe trasformare anche in una scrivania adeguata ad un lavoro in cui si ricevono dei clienti, perché aumenterebbe il senso di autorità. Questa invece è la configurazione ideale per un lavoro creativo,
nel senso guardare non dai piani alti, guardare la strada, guardare la gente che si muove, vedere la vita al di fuori del proprio studio, e poi anche quelle piantine sono posizionate in modo molto armonico perché danno una buona informazione ambientale. Ovviamente questo tipo di disposizione non sarà adeguata nel caso in cui la porta si trovi subito dietro la scrivania, come avevamo visto nel caso precedente dello studio, quello in grigio scuro. Ma avendo la porta o a destra o a sinistra, quindi un accesso laterale, può essere un'ottima posizione, soprattutto per i lavori creativi. Sicuramente è assolutamente sconsigliata per ricevere clienti perché si troverebbero con la schiena scoperta, o per lavori di concentrazione, poiché effettivamente la distrazione sarebbe troppo alta con il costante movimento in strada. In questo caso invece la disposizione del resto dei mobili, quindi del salotto, può far presupporre che la porta si trovi sfortunatamente proprio dietro alla postazione di lavoro. E in questo caso avremo di nuovo un allineamento finestra-porta con la postazione di lavoro in mezzo, che non è per niente consigliata. Questo potrebbe andare bene come posizionamento di un angolo lavoro domestico, nel caso invece la porta si trovasse di fronte, quindi che si affacciasse verso il divano. In quel caso, nonostante sia non visibile dalla postazione di lavoro, comunque essendo un ambiente domestico, esiste già un'informazione di sicurezza intrinseca e avere una scrivania posizionata in questo modo potrebbe essere abbastanza adeguato. Invece qui troviamo un errore di ecologia domestica, ovvero il posizionamento del radiatore dietro il mobile. Cosa succede così? Succede che l'aria calda, che viene irraggiata anche lateralmente dai termosifoni di ghisa, di fatto andrà a condensarsi sotto la scrivania. E questo cosa crea? Crea sia a lungo termine disagi alle gambe per troppa temperatura calda alle parti basse del corpo, soprattutto se lavoriamo tantissimo in questa postazione, ma anche un vero e proprio spreco di calore, quindi di energia, all'interno della casa. Perché da un lato avremo l'aria che sale verso la finestra e dall'altro l'aria che viene bloccata dalla nostra scrivania. Quindi sicuramente non è adeguato a causa della posizione del radiatore. Qui ci troviamo davanti a una situazione che potrebbe essere sia un mini ufficio domestico dove magari collaborano due partner, o un piccolo ufficio. Allora, in questo caso è molto diversa la valutazione da fare sulla postazione a seconda che la porta si trovi nella parete da dove stiamo osservando o nella parete dietro la postazione numero 2. Cosa succede infatti? La posizione di lavoro è buona perché, come avevo detto prima, l'importante è che due persone non si trovino pienamente di rimpetto mentre stanno lavorando per limitare la sensazione di invasione di territorio. Il posizionamento numero 1 vede la schiena protetta e comunque un affaccio, quindi una finestra che non ha passaggio di persone, che quindi non è assolutamente sconsigliata quando si parla di posizione di lavoro. La posizione numero 2 invece potrebbe andare sempre benissimo se l'accesso fosse nella parete da cui stiamo osservando l'immagine, mentre se fosse dietro di sé, sarebbe totalmente sconsigliato, in quanto ci ritroveremo nuovamente con la situazione di allineamento tra la porta e la finestra con in mezzo la postazione di lavoro. Per ricevere i clienti, di sicuro migliore sarebbe la postazione numero 1, quindi con la schiena protetta che guarda verso la porta. Però in ogni caso, quando troviamo delle configurazioni simili, è molto difficile che vengano ricevuti dei clienti in quanto due persone stanno lavorando nella stessa postazione di lavoro. Grazie per avermi seguito e al prossimo video nel quale parlerò di cucina.